Siamo arrivati al lago Helvesi, il posto è veramente stupendo, è bellissimo, la vista è mozzafiato, peccato che a parte il controluce della montagna, lo sentite, c'è un vento che porta via. Questo è un posto bellissimo per fotografare il riflesso delle montagne che vedete alle mie spalle. Come vedete adesso a causa del vento il riflesso è inesistente. Vi lascio le coordinate comunque del posto, perché se passate da queste parti vale sicuramente la pena venirci. È un po' scomodo parcheggiare il camper lontano, perché i parcheggi vicino hanno la sbarra per cui non si può parcheggiare. Però ne vale sicuramente la pena, vi faccio vedere qualcosa. A dopo! Eccoci qui, abbiamo lasciato la zona di Helvesi. Intorno al lago non è possibile parcheggiare col camper, abbiamo visto che ci sono diversi parcheggi ma non adibiti a camper, nel senso che hanno la sbarra, ma poco prima c'è un parcheggio che è una rientranza, diciamo, della statale, dove è possibile parcheggiare, eravamo parcheggiati diversi camper, vi lasciamo comunque le indicazioni. Noi siamo stati solo mezza giornata, quindi non abbiamo sostato anche di notte, non vi sappiamo dire com'è, ma credo che sia abbastanza tranquillo, l'unica cosa è che è molto in pendenza. Quindi va bene per una sosta, come noi abbiamo fatto la mattinata, il pranzo e siamo ripartiti. Di fianco al parcheggio, oltre la statale, è presente un sentiero che porta direttamente al lago. Io e i bambini non siamo andati al lago perché il tempo non era dei migliori e c'era molta strada da fare, cioè molta strada, mentre Ale è andato 10 minuti, lui dice in salita, quindi comunque un pochino di strada c'è, ma merita, almeno dalle foto e dalla vista che ha fatto Ale, merita. Intorno al lago ci sono una serie di possibile fare tutto il giro del lago a piedi, mentre durante il periodo estivo ci sono anche le canoe per poter girare e visitare quindi il lago anche via acqua, diciamo. Ora siamo in partenza, siamo partiti e andiamo in direzione di Fussen, dove andremo a visitare il castello di Neuschwanstein, che è il castello da cui ha preso spunto la Disney per la creazione del loro castello. È un castello molto bello, ci siamo già stati tantissimi anni fa io e Ale senza i bambini, quindi non erano ancora arrivati i bambini, ed è sempre stato un bel ricordo, abbiamo sempre avuto un bel ricordo, oltre che comunque un bellissimo paesaggio, e quindi ci ritorniamo con loro. Visiteremo solo la parte esterna, non dentro, perché comunque non c'era tantissime cose da vedere e quindi per i bambini rischiamo poi di farli solamente annoiare, e quindi visiteremo solamente la parte esterna. Staremo a Fussen oggi, quindi nel pomeriggio e stasera, e domani, e poi domani sera ripartiremo, domani pomeriggio. Vi faremo sapere più tardi che parcheggio troveremo. A dopo, ciao! Allora, siamo arrivati a Fussen intorno alle 16 e abbiamo parcheggiato in un parcheggio ai piedi di una funivia, di cui lasciamo le indicazioni. Il parcheggio è a pagamento, a ore, di notte vietato. Da lì si raggiunge la base per arrivare al castello in circa 20 minuti a piedi. Ieri quando siamo arrivati, io e i bambini siamo rimasti ancora in camper e Ale ha raggiunto la base del castello in monopattino, invece a piedi ci vogliono circa 20 minuti. Io e i bambini invece siamo rimasti ancora in camper perché Francesco non stava ancora benissimo, aveva un po' di tosse, abbiamo preferito tenerlo ancora meno ieri al caldo in camper. Ale ha raggiunto il castello in monopattino, quindi sicuramente in maniera molto più rapida, e ha fatto qualche foto e qualche video che vi facciamo vedere. Non so come saranno, no, perché comunque erano già le 4 del pomeriggio, quindi stava già diventando buio, e per questo vi facciamo anche vedere alcune foto che avevamo fatto invece tanti anni fa quando eravamo venuti in autunno, però così almeno vedete la bellezza del castello e della sua interezza.
Dopodiché alla sera abbiamo deciso di spostarci per trovare un parcheggio per la notte ed non è stato per nulla semplice. Fussen e tutto il paese anche che ospita il castello sono non molto ospitali nei confronti dei camper. In ogni parcheggio, sia di supermercato, qualsiasi tipo di parcheggio, anche a pagamento, è vietato durante la notte, dalle 21 alle 7 del mattino. Quindi ci siamo poi spostati un pochino fuori dalla zona, abbiamo trovato un parcheggio di cui vi lasciamo le indicazioni, che è un parcheggio di un supermercato in piano, comodissimo, e quindi la notte è andata comunque più che bene. Facciamo però qualche nota sui parcheggi della zona. Ci sono tre aree di sosta nella prima periferia di Fussen. Sono tre aree di sosta, una di fianco all'altro, il prezzo da gira intorno ai 25-30 euro 24 ore, e in uno di quelli addirittura il carico dell'acqua è a parte a 1 euro ogni 100 litri. Da lì per raggiungere il castello ci sono circa 6 km raggiungibili o con una ciclabile o se no con i mezzi di trasporto in pullman. Quindi non è comodissimo, però per chi preferisce invece l'area di sosta, quella potrebbe essere un'alternativa. Ai piedi del castello, invece, nella zona dove ci sono una serie di negozi turistici, eccetera, ci sono tre ampi parcheggi. Il parcheggio misto camper auto è il numero 4 ed è possibile parcheggiare il camper per 8 ore a 13 euro, quindi non è possibile pagare un'ora, due ore, ma minimo 8 ore 13 euro. O se no, tutto il giorno, quindi dalle 7 del mattino alle 21 di sera, 15 euro. Non è possibile anche lì sostare la notte perché è chiuso. Questa mattina purtroppo ci siamo svegliati sotto un nubifragio, piove molto forte col vento, c'è anche nebbia all'altezza del castello e quindi abbiamo deciso di non salire su. La nostra idea era quella di parcheggiare appunto in questo parcheggio da 13 euro per le 8 ore e poi salire su a piedi al castello, in quanto per raggiungere il castello c'è una salita molto ripida da fare a piedi in circa mezz'ora, più o meno a piedi, a passo rapido, o se no c'è la carrozza a pagamento che ti porta su. Però essendo che c'è completamente nebbia, pioggia, vento e visto che i bambini non erano neanche così entusiasti di andare su a vedere il castello, sono comunque maschi quindi non amano determinate cose e noi l'avevamo già visto, abbiamo deciso di proseguire per il nostro viaggio e andare verso un paese dove che ospita la fabbrica della Imer e andare a visitare il museo del camper, che quindi questo invece è piaciuto tantissimo ai bambini e al papà, un po' meno a me, ma mi adegua la maggioranza, e quindi andiamo in direzione del museo della Imer. Abbiamo visto esserci il parcheggio del museo, logicamente, dove il camper è possibile parcheggiarlo, e quindi andremo a visitare il museo approfittando di questa giornata veramente, veramente grigia. Ah, un'altra nota, nel parcheggio dove abbiamo dormito di notte, di cui appunto vi abbiamo lasciato le indicazioni, è il parcheggio di un supermercato dove è andato Ale questa mattina a comprare qualcosa, ottimi qualità prezzo e soprattutto all'interno c'è un panificio con del pane veramente meraviglioso, un po' caro, però veramente meraviglioso. Quindi vi facciamo sapere come prosegue il nostro viaggio, oggi purtroppo sotto l'acqua in Germania. A dopo, ciao!